Bentornati sul nostro canale Tessiland, io sono sempre Rosalia e questa è la rubrica del come fare. Ormai c'è area di regali, quindi oggi ho deciso di confezionare con voi un bel panettone per poter regalare il gusto buono, ma anche il buon gusto del confezionamento. Stavolta ho scelto uno stile country utilizzando il feltro, l'aiuta e un simpatico nastrino scozzese. Vediamo insieme che cos'altro ci occorre. Allora, cominciamo. Posizioniamo prima il nostro feltro beige mélange, posizioniamo il nostro panettone e ovviamente ricaviamoci la misura e togliamo l'eccesso, quindi dobbiamo tagliare all'incirca un 7-8 cm. Quando avremo tagliato l'eccesso, andiamo a confezionarlo a mo' di carta. Allora, quindi fissiamolo prima da un lato, così. E poi andiamo a fissarci le parti laterali. Vediamolo sotto. Giriamolo e andiamo sempre a fissarlo con la nostra colla. Il passaggio successivo è quello di arrotolare e avvolgere il panettone intorno con la nostra aiuta, facendo anche più di un giro, in modo da dare anche un po' di colore con questo bel marroncino, e andiamo a legarlo. Adesso facciamo la stessa cosa anche negli altri due lati. Avvolgiamo sempre intorno, per bloccare anche le alette laterali, e andiamo a legarlo per fissare. Adesso andiamo a tagliare un pezzetto di juta che andremo a legare nuovamente e ci servirà per bloccare i pannolenci. Adesso utilizzeremo il feltro che abbiamo tolto in eccesso dal foglio iniziale per creare delle piccole ventoline insieme ai nostri pannolenci già ritagliati in forme rettangolari e posizionarle a misura sul nostro panettone. Allora, la prima striscetta è questa. Andiamo a posizionarla centrale così. E blocchiamola con l'aiuta. Ecco qua. Tagliamo sempre le parti laterali perché sono eccessivamente lunghe. Adesso prendiamo il nostro pannolencio, partiamo dal crema. Andiamo ad avvolgerlo e lo fissiamo sul feltro che abbiamo messo in precedenza, così. L'altro colore che prenderemo sarà il nostro rosso, anche questo lo mettiamo sempre sopra, così. L'ultimo colore che ci è rimasto è il verde. Ecco qua. Adesso, come passaggio successivo, per abbellire il nostro panettone, applicheremo questo pupazzo di neve taglio laser, legandolo con la nostra aiuta, e andiamolo a fissare sul panettone così. In questo modo. Ora mettiamo sempre l'aiuta lavorandola a mo' di fiocco, quindi creiamo dei piccoli fiocchetti e andiamo a legarli sempre alla base del panettone.
Applichiamo il nastrino, questo nastrino scozzese per il nostro stile country. E lo leghiamo sopra. Tagliamo sempre l'eccesso di qua e di qui e mettiamo anche il fiocchettino con questo nastrino naturale con le renne, giusto per dare un po' di colore. Per ultimo applicheremo questo sonaglietto ciliegia, andiamo a mettere nella parte centrale, lo infiliamo e chiudiamo con un fiocchetto. Il nostro panettone è pronto per essere regalato. Spero sia buono quanto bella la nostra confezione. Spero che il mio panettone handmade vi sia piaciuto, scoprendo che possiamo utilizzare anche materiali alternativi come il pannolencio e il feltro per realizzare queste splendide composizioni. Ricordatevi di seguirci sul nostro canale YouTube attivando la campanellina delle notifiche. Ricordatevi di seguirci anche sui canali social Facebook, Instagram e TikTok e ci vediamo alla prossima creazione. Ciao!